ultime ore di lavoro nella tranquillità e la quiete di Campitello per l'allegra Brigata Rossonera. Le ultime boccate di ossigeno ad alta quota e poi quest'aria, questo verde e questi scenari incantevoli diventeranno un gradevole ricordo. Partenza domenica 4 agosto, un saluto veloce alle famiglie e lunedì pomeriggio tappa allo Zaccheria, allenamento e via verso la Cedonia, sede della seconda parte del ritiro. Prima però bisognerà togliere le bottiglie dal frigo per brindare all'ufficialità del ripescaggio, che guarda caso arriverà, salvo contrattempi, proprio lunedì. Intanto Di Bari e Padalino cominciano ad emettere i primi verdetti. Tra bocciati, promossi e rimandati si comincia a consolidare il parco giocatori. Beppe, allora oggi la seconda prova, tra virgolette, dell'orchestra che si sta componendo. Sicuramente mancano ancora alcuni solisti, considerando soprattutto che il Foggia disputerà la C2, dunque occorrerà gente forse anche un po' più esperta. Ma sicuramente è una rosa che va integrata, lo sappiamo, anche perché nel momento in cui ci sarà l'ufficialità dovremo essere anche pronti per poter sistemare questa squadra. È una squadra che l'anno scorso ha fatto bene, ha uno zoccolo duro, diciamo, dei ragazzi importanti che hanno fatto bene, che hanno dalla loro parte grande entusiasmo, e noi cercheremo di integrarla al meglio questa rosa, considerando la categoria che dovremo andare ad affrontare. A farne le spese soprattutto chi era stato chiamato in causa per il campionato dilettanti. Valigie pronte per Di Bari e Agi, cui non sono bastati i due gol realizzati negli amichevoli per convincere il tecnico. C'è chi spera, e probabilmente sarà confermato, come Casale e Tricoli. Ma penso che Tricoli, non sto qui a discuterlo io, è un giocatore d'esperienza che ha già giocato in campionati importanti. È ovvio che c'è bisogno di più tempo per vederlo, ma penso che nell'arco di pochi giorni faremo delle valutazioni. Per quanto riguarda Casale, è comunque tra virgolette 93, potrebbe essere anche un under. Stiamo facendo delle valutazioni, peccato che appena arrivato si sia fatto male, però nei prossimi giorni anche lì faremo delle valutazioni. Noi non ci faremo trovare assolutamente impreparati, tenendo conto che non faremo sicuramente delle follie, ma andremo a fare quegli interventi che occorrono per completare una rosa che aveva già una buona struttura. Al di là di quegli elementi esperti che sicuramente, insomma, Di Bari ha già portato e porterà nei prossimi giorni, ci sono tanti giovani che, insomma, ci è sembrato abbiano la possibilità comunque di fare il salto anche di categoria. Sì, sono ragazzi interessanti, De Marco, lo stesso Savarise, Oretti, che insomma un pochettino più grande, diciamo che hanno bisogno di conoscersi un po' meglio innanzitutto e poi di integrarsi all'interno di un meccanismo che è già collaudato per una buona parte, mentre per gli altri che sono nuovi occorre un pochettino più di tempo. Sono giovani che hanno sicuramente delle grosse possibilità di migliorarsi, però tutto dipende da loro e dal tempo che vogliono dedicare a se stessi. E chi invece ha già cucito addosso la maglietta rossonera? Io ci tenevo a dirvi che comunque sono arrivato qua, ho trovato un gruppo compatto, un gruppo che comunque sa quello che deve fare. Mi ha fatto una grande impressione perché sono rimasti 8-9 persone l'anno scorso, ci stanno facendo integrare tutti quanti con grande entusiasmo, hanno voglia di lavorare, hanno voglia di mettersi in discussione, e quindi questa è una cosa importante per tutti noi perché ci permettono di lavorare bene e farci amalgamare assieme a loro. Tu sei uno che ha una certa confidenza col gol, ne hai segnati tanti nella tua lunga carriera. Ecco, con i compagni di squadra di reparto che ti ritrovi, vale a dire Leonetti e Giglio, un'intesa che sicuramente, insomma, produrrà i suoi frutti. Sì, un'intesa che sarà ottima nel momento in cui si lavorerà di più, si saprà cosa fare nel campo seguendo quello che le direttive dell'allenatore, e quindi magari conoscendoci meglio le cose andranno per il verso giusto. A Nocera era riconsiderato il Del Piero campano. Io ti dico di più, che avendoti visto con i capelli lunghi hai una certa somiglianza con Montolivo. Diciamo che si possono coniugare in queste caratteristiche di questi due grossi campioni un po' con le tue, considerando che abbiamo visto calciarti le punizioni un po' alla Del Piero e abbiamo visto anche smistare palloni un po' alla Montolivo. Ma diciamo che quegli anni che sono stato a Nocera ho fatto delle cose importanti per la gente, quindi magari loro sono un po' eccessivi nei paragoni. Mi reputo un giocatore
importante ed è sta bene per la categoria. E infatti, cioè, ho bisogno di lavorare bene, perché dopo 3 giorni che sto qua ho lavorato tanto e oggi ho avuto diverse difficoltà con le gambe, non riuscivo ad andare. Infatti il mister se n'è accorto e mi ha tirato fuori, perché magari aveva paura che mi potessi fare male. Quindi ho voglia di lavorare, ho voglia di rimettermi in discussione, perché dalla B mi sono trovato in Serie D ad Ancona dopo il mio infortunio, che è stato molto grave. Però sono tornato a star bene e adesso ho voglia di lavorare, vi ripeto, e dimostrare di nuovo chi è Giovanni Cavallaro in questa categoria. Abbiamo visto comunque un paio di tentativi andati male per pochissimo, 2 tiri dalla distanza piuttosto importanti. È una delle tue caratteristiche principali, vero? Sì, sì, è normale che sono un giocatore offensivo, sono un esterno d'attacco che mi ha dato come seconda punta. Mi piace rientrare, mi piace calciare in porta, mi piace fare assist, però questo tutto accade quando hai una condizione fisica ottimale. Oggi era difficile, ma sarebbe stato difficile anche con una squadra di prima categoria, perché quando le gambe non vanno e puoi giocare con chiunque, la giornata è quella e quella deve essere. Sei abituato a una tifoseria calda come quella di Nocera, forse quella di Foggia è ancora più calda, se si può. Oggi hai avuto soltanto un piccolo assaggio, quanto ti può, come dire, aiutare questo a integrarti ufficialmente nella rosa del Foggia? Ma io ho scelto Foggia in primis perché comunque ho una grande stima del mister e so come lavora e so che con lui posso fare veramente bene. Poi chiaramente è una piazza importante, una piazza che ha una storia di un'importanza allucinante, quindi amo queste piazze. Ho rifiutato magari piazze più piccole, che magari prendevo tanti soldi, però ho preferito venire a Foggia perché mi piacciono queste piazze e mi piace assaporare il clima caloroso, il clima tosto, cioè che ti fa sentire giocatore. Quindi sono contento della scelta che ho fatto e poi speriamo che la condizione cresca, vada meglio per cercare di mostrare quello che uno vale. Allora, non mi resta che spedire l'ultima cartolina da Campitello e ringraziare la mia camera woman Sara Fischetti, il re del montaggio Gianni Martino e tutti i protagonisti, volontari e non, che abbiamo ritratto nelle nostre cartoline.